Pomeriggio 5. Barbara D'Urso svela il casale del Grande Fratello. Terminata la parentesi dedicata alla cronaca a Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha lanciato immediatamente l'anticipazione esclusiva del Grande Fratello. In diretta la conduttrice napoletana ha affermato che insieme ai suoi autori sta ancora mettendo mano sulle storie, il cast, e chi più ne ha più ne metta, e ha poi aggiunto rivolgendosi al suo pubblico, che avrebbero visto di lì a poco un video con delle immagini esclusive. Il servizio è stato poi mandato in onda, e gli spettatori di Canale 5 hanno visto un luogo di campagna, con una segnaletica su cui vi era scritto il borgo, e poi ancora, stalle, maiali neri, fango, insomma. Cosa avrà mai in mente la conduttrice di Domenica Live? Tornata in onda, la D'Urso ha svelato l'arcano. Barbara ha detto ironicamente che tutti volevano il suo ritorno al timone del reality, e allora poteva non tornare Barbara se non insieme a dei superboni. La conduttrice partenopea ha infatti rivelato che i tre fortunati sono tre uomini con corpi scultorei e veramente belli che verranno rinchiusi tra poco dentro il casale. Per loro il GF parte fra poco. Barbara D'Urso a Grande Fratello. Arrivano il casale e i superboni. Barbara D'Urso ha poi affermato che dopo la pubblicità a Pomeriggio 5 avrebbe mostrato alcuni pezzi del corpo di coloro che inizieranno stasera il Grande Fratello, e che lei ha chiamato proprio superboni. Tornata dal nero, la conduttrice di Domenica Live ha dichiarato che ovviamente lei ha tre figli televisivi, e questi sono il GF, Pomeriggio 5 e Domenica Live. Barbara ha quindi aggiunto che questi figli lei li ama tutti e tre allo stesso modo? E non è vero che se ora inizia a fare il Grande Fratello i suoi amatissimi talk passeranno in secondo piano. Proprio per valorizzare il suo salotto pomeridiano, la D'Urso ha svelato che userà le puntate di oggi e domani e tutte quelle successive per fare rivelazioni e anticipazioni sulla casa più spiata d'Italia. Barbara ha poi mostrato alcuni pezzi dei corpi muscolosi dei tre ragazzi che entreranno nel casale. I loro nomi sono Simone, Filippo e Valerio. Infine la conduttrice napoletana ha svelato che domani li presenterà in diretta al suo pubblico. Che sia una sorta di pre-Grande Fratello come successe per l'Isola con Saranno Isolani.